Questo è il method self-made, fatto con la postura di Mama Caperlan, quindi la Goster Classic. Abbiamo aggiunto un fermentato di pesce e abbiamo bagnato il pellet in modo che abbia già assorbito tutto l'odore del pesce e comunque anche la dipatura della pastura. Questa è stata preparata la sera prima e la mattina è stata integrata la bagnatura per l'umidità giusta. Adesso la proviamo in pesca, vediamo come va. Faccio notare la consistenza di questo pellet bagnato e assorbito il pesce fermentato, la salsa di pesce. Questo è il pellet prima della bagnatura, questo è il pellet dopo la bagnatura, quindi bello gonfio, profumato e dippato nella pastura Goster Classic della Caperlan che oggi proveremo in pesca. A dopo. Abbiamo arricchito il pellet con del mais che verrà anche utilizzato come esca.